L'idea di istituire un parco a Gran Paradiso nasce dopo la Prima Guerra Mondiale. È una grande area riservata prima dell'Unità d'Italia alle cacce reali e in particolare alla caccia dello stambecco e del camoscio, che alla fine della Prima Guerra Mondiale comincia a diventare un problema per Casa Reale, perché è troppo costosa, le spese della guerra sono state enormi e Casa Reale si sente nella necessità di devolvere, di chiudere questa riserva. Per cui è il re stesso a proporre che questa grande area legata alle memorie storiche di Casa Savoia diventi parco nazionale. Vittorio Emanuele III lo fa per due motivi. Lo fa perché è legato all'idea dei parchi nazionali che ha preso da pochi anni, ma perché ci sono diverse decine di guardie della riserva che rischierebbero di perdere il lavoro. Le prime guardie erano ex guardie della riserva di aree di caccia, molte di quelle della successiva generazione erano ex bracconieri che avevano, oltre una forte resistenza fisica, anche una conoscenza perfetta del territorio, due caratteristiche fondamentali per fare il guardiaparco, ed erano valligiani. Una svolta importante per il Parco del Gran Paradiso avviene nel corso della Seconda Guerra Mondiale, perché come in molte delle montagne europee, il periodo di guerra combattuta, il periodo di fame anche, mette a rischio le popolazioni più importanti della fauna locale, che nel caso del Gran Paradiso sono il camoscio, ma soprattutto lo stambecco, che è un endemismo che sulle Alpi è rimasto soltanto qui. Il rischio dell'estinzione dello stambecco delle Alpi diventa, tra il 1940 e il 1943, diventa incombente. È il 1947, quando il professor Renzo Videsot è riuscito a farsi nominare direttore sovrintendente, il parco è diventato un ente autonomo. Quindi con una direzione locale e un suo consiglio di amministrazione che richiamava quello istitutivo. Questa è stata una tappa fondamentale perché Videsot ha ricreato il corpo di sorveglianza, ha creato casotti in maggior numero per tutelare l'alta quota dove abitavano gli stambecchi e ha realizzato i primi passi verso l'opera di reintroduzione dello stambecco su tutto l'arco alpino. Colpito. Il liquido dovrebbe incominciare a fare effetto. Intorpidito si accascia. La parola al professor Videsot. È vivo e non si è spaventato, è una cosa straordinaria. E nemmeno gli altri che erano attorno a lui si sono spaventati. Quindi si trattava di una dose sperimentale? Si intende molto prudenziale, e tant'è vero che dobbiamo aumentare molto la dose per ottenere l'effetto di fermare l'animale, poterlo identificare con una marcatura speciale e conoscere la sua sociologia animale. Sociologia, per esempio, vuol dire sapere se è monogamo o poligamo,
vuol dire se difende il proprio territorio, perché avranno le fedi di nascita ognuno di questi stambecchi. È un veterinario, un insegnante di veterinaria all'Università di Torino, proveniente da Trento, che è stato un alpinista di punta negli anni 20, in gioventù, è stato il primo italiano ad arrampicare su una parete di sesto grado e che scopre improvvisamente, per una casualità, questo rischio incombente per l'esistenza dello stambecco delle Alpi. Il signor direttore dice che forse arriveranno altri soldi da Roma. Ottenere soldi da Roma non è stato in passato un passo tanto facile. Se noi consideriamo un paese come l'Italia, che pure troppo gran parte degli uomini ignorano ancora le bellezze naturalistiche, eppure ignorano il vanto di avere un sì ricco patrimonio nazionale, che ogni paese europeo ne sarebbe sicuro custode e geloso di una sì rara fauna mondiale come quella del Gran Paradiso. Le guardie ogni giorno compilano un diario sul quale sono tenuti a fermare le immagini e le impressioni della giornata. Qualcuno poi da questa specie di girandola saprà desumere dati e insegnamenti indispensabili allo studio e alla sopravvivenza del parco. Ma importa soprattutto che questi uomini siano liberi di esprimersi alla loro maniera. E lo sono. Diario di servizio, pagina 302. Io sottoscritto, guardia Costa Gaia, ho fatto anche oggi il solito giro di ispezione. In mattinata è arrivata il gruppo della TV, perché devono fare un documentario in questa zona. Le varie fasi in cui si è scandita la storia del servizio di sorveglianza del Parco del Gran Paradiso e delle guardie di questo parco è rintracciabile in questi documenti preziosi che sono i diari ai quali Videsot teneva particolarmente e che sono i diari quotidiani che le guardie tengono dei loro giri di perlustrazione. Questi diari racchiudono una ricchezza di esperienze, una ricchezza di cultura, ma anche una ricchezza di osservazioni che qui nel Parco del Gran Paradiso è stata valorizzata sin dagli anni 70. Per lunghi anni il Parco del Gran Paradiso è stato l'unico parco italiano, a differenza di quello che avviene negli Stati Uniti, in cui l'esperienza delle guardie e i viari viene valorizzata enormemente, ci sono pubblicazioni, video, eccetera, è stata l'unica area protetta italiana in cui questi diari sono stati valorizzati, sono stati pubblicati. I parchi d'Abruzzo e del Gran Paradiso sono i primi parchi del mondo che hanno una densa popolazione, hanno villaggi al loro interno, hanno villaggi immediatamente sui confini, ospitano migliaia di persone che vi vivono da secoli, che vi lavorano. E si crea subito quindi il problema nuovo per questo tipo di istituzioni di creare una sintonia, un'armonia tra la tutela delle bellezze naturali, delle specie rare e la vita delle popolazioni. Il boom economico, quindi la crescita del reddito, ma anche l'aumento molto rapido dei consumi personali e dei consumi familiari, anche in termini di mobilità individuale, il boom delle automobili, costituiscono una sfida e uno stress fenomenale per i pochi parchi nazionali esistenti. È una domanda di turismo che è una domanda di infrastrutture impattanti. Nuovi alberghi, nuove case private, nuove strade asfaltate, nuovi impianti sciroviari. Il Parco del Gran Paradiso è un parco che riesce a reggere maggiormente, a coniugare in maniera un po' più armonica le esigenze di sviluppo turistico e le esigenze di tutela. Ma questo forte stress si trasforma negli anni 70 anche in ricerca di soluzioni migliori. Quello che noi chiamiamo oggi turismo sostenibile in Italia nasce negli anni 70 e nasce all'interno dei parchi soprattutto per cercare di dare un'alternativa alle popolazioni locali che non sia il modello Cortina, ma che sia un modello di turismo
diffuso, di turismo a scarso impatto ambientale, di turismo soprattutto gestito direttamente dalle popolazioni locali.